Benvenuti. In this lesson, we are going to listen to a real podcast from an Italian radio, talking about university and sport. The goal is to learn new words used in the real Italian radio podcast, in the real Italian life, and improve your listening skills. Let's see which are the five steps of this lesson. First of all, we will learn and review useful words to understand the podcast. After that, we will listen to the podcast. Don't worry if you don't understand everything the first time, because we will listen again and try to understand the general meaning. After that, we will read the questions. We will listen again to the podcast. You can pause the video and try to answer to the questions. After that, we will see the answers together. Let's start. So, these are some useful words that we will hear in the podcast. Ufficialmente, which is officially. Appuntamento settimanale, weekly appointment. Rapporto, so relationship. Vita universitaria, so it's the university life. Arbitro, which is referee. Ambiti, areas, diciamo, let's say. Super partes, imparziale. Super partes is the Latin expression to say above the parts. Corso, course, and paragonare, compare. Okay, now let's hear the podcast. Carissimi amici sportivi di Raduni, ben trovati. Oggi presentiamo ufficialmente la nostra nuova redazione che si occuperà di sport. Vi presentiamo anche questo nostro nuovo appuntamento settimanale, Stop and Go. Parleremo di sport come mai si è fatto finora, con interviste, commenti e curiosità. E la prima puntata sarà dedicata al rapporto tra lo sport e la vita universitaria. Anzi, direi proprio di iniziare subito. Il primo ospite di questa nostra prima puntata è Daniele Cristiano, studente universitario di Scienze politiche che fa anche l'arbitro. Ciao Daniele. Ciao a tutti. Sei uno studente di scienze politiche e fai anche l'arbitro in Eccellenza Campana. Una curiosità personale: c'è qualcosa di comune in questi due ambiti o sono due ambiti completamente diversi? La mia carriera arbitrale è iniziata circa 9 anni fa. Ok. Come puoi ben sapere, gli arbitri hanno la possibilità di entrare negli stati gratis, ecco, e diciamo un mio amico mi ha trascinato con questa sorta di inganno, possiamo dire. Diciamo che all'inizio ero un po' titubante sulla cosa, era diciamo all'incirca del terzo anno di superiori. Poi dopo 2 anni, dopo il diploma, ho scelto la carriera universitaria di scienze politiche, diciamo anche per collegarla anche al mio modo di essere arbitro, perché l'arbitro a questo punto è come un politico, deve essere super partes e imparziale e far rispettare sia le regole che applicare il regolamento, non avere fede, ecco. Mi parlavi proprio dei corsi per diventare arbitro, un po' come corsi universitari per formarsi proprio. Ti volevo chiedere, sono più difficili i corsi per diventare arbitro o quelli all'università? Allora, ti posso dire che il corso arbitri dura tipo un mese, ecco, da ottobre fino a novembre, massimo dicembre, per poi arrivare poi all'esame finale, che può essere tosto se non segui il calcio, ma diciamo si parte dalle basi. Come un corso universitario non mi sento di paragonarlo, ecco. Let's read the questions together. Come si chiama la persona intervistata? Cosa studia Daniele e di cosa si occupa nel mondo sportivo? Secondo Daniele, cosa hanno in comune fare l'arbitro e i suoi studi universitari? Secondo Daniele, il corso per arbitri è difficile come un corso universitario? Ok, now with these questions, listen to the podcast again and try to answer. Carissimi
Carissimi amici sportivi di Raduni, ben trovati. Oggi presentiamo ufficialmente la nostra nuova redazione che si occuperà di sport. Vi presentiamo anche questo nostro nuovo appuntamento settimanale, Stop and Go. Parleremo di sport come mai si è fatto finora, con interviste, commenti e curiosità. E la prima puntata sarà dedicata al rapporto tra lo sport e la vita universitaria. Anzi, direi proprio di iniziare subito. Il primo ospite di questa nostra prima puntata è Daniele Cristiano, studente universitario di scienze politiche che fa anche l'arbitro. Ciao Daniele. Ciao a tutti. Sei uno studente di scienze politiche e fai anche l'arbitro in Eccellenza Campana. Una curiosità personale: c'è qualcosa di comune in questi due ambiti o sono due ambiti completamente diversi? La mia carriera arbitrale è iniziata circa 9 anni fa. Come puoi ben sapere, gli arbitri hanno la possibilità di entrare negli stati gratis, ecco, e diciamo un mio amico mi ha trascinato con questa sorta di inganno, possiamo dire. Diciamo che all'inizio ero un po' titubante sulla cosa, era diciamo all'incirca del terzo anno di superiori. Poi dopo 2 anni, dopo il diploma, ho scelto la carriera universitaria di scienze politiche, diciamo anche per collegarla anche al mio modo di essere arbitro, perché l'arbitro a sto punto è una, come un politico, deve essere super partes e imparziale e far rispettare sia le regole che applicare il regolamento, non avere fede, ecco. Mi parlavi proprio dei corsi per diventare arbitro, un po' come corsi universitari per formarsi proprio. Ti volevo chiedere, sono più difficili i corsi per diventare arbitro o quelli all'università? Allora, ti posso dire che il corso arbitri dura tipo un mese, ecco, da ottobre fino a novembre, massimo dicembre, per poi arrivare poi all'esame finale, che può essere tosto se non segui il calcio, ma diciamo si parte dalle basi. Come un corso universitario non mi sento di paragonarlo, ecco. Ok, let's see the answers together. Come si chiama la persona intervistata? Daniele Cristiano. Cosa studia Daniele e di cosa si occupa nel mondo sportivo? Daniele studia scienze politiche e fa l'arbitro. Secondo Daniele, cosa hanno in comune fare l'arbitro e i suoi studi universitari? Per fare il politico e l'arbitro bisogna essere super partes, imparziali. Secondo Daniele, il corso per arbitri è difficile come un corso universitario? No, il corso per arbitri dura solo un mese, quindi non è paragonabile ad un corso universitario. Okay, now here you have the transcription of this audio, so you can listen again and have at the same time the text. If you like this lesson, please comment, share and subscribe. Let me know how to improve my lessons and see you to the next one.